Grazie, ma premetto che quello che dirò è ovviamente una posizione personale perché nel Movimento 5 Stelle non c'è una posizione unica come non c'è nel Partito Democratico e anzi sarei anche un po' preoccupato se non ci fosse su un tema come questo ampia libertà di coscienza dei singoli consiglieri. Io non, ho firmato la delibera del consigliere Viale, non mi sento offeso, non mi ha mai disturbato la presenza del crocifisso, anche peraltro al mio posto quasi invisibile. Però è chiaro che se qualcuno viene da me e mi chiede ma ci deve o non ci deve essere il crocifisso nella Sala Rossa, la mia risposta è senza alcun dubbio di no. E credo che se anche è vero che ci sono sicuramente problemi più importanti in questa città e cose più importanti da discutere, però sia anche giusto ogni tanto interrogarci su temi così fondanti per la nostra convivenza civile. Quindi non mi dispiace neanche aver fatto questa discussione in Sala Rossa, al di là delle strumentalizzazioni elettorali che tutti possono volerne fare. E il motivo per cui penso che comunque non ci debba essere il crocifisso in questa sala è che questa è la sala di tutti i cittadini, ma soprattutto questo non è un luogo spirituale, non è un luogo in cui ognuno riflette sul significato della vita e sulla propria esistenza. E questo è il luogo in cui si fanno le regole della convivenza di tutti. E quindi in questo contesto il crocifisso non può rappresentare i valori spirituali, la sofferenza dell'uomo, che pure tutti possiamo anche riconoscere. Rappresenta l'intromissione della Chiesa Cattolica nel modo in cui si fanno le leggi in Italia. È un simbolo del fatto che la Chiesa Cattolica pretende di contare, di influenzare, di determinare il modo in cui vengono fatte le leggi, le regole in questo Consiglio Comunale, come anche a livello di Parlamento. E quindi per me quel crocifisso, messo no, non in sé, ma messo in questa sala, in un luogo del genere, rappresenta le generose agevolazioni fiscali di della Chiesa, la vicinanza affaristica tra chi gestisce il potere, le casse pubbliche e ambienti che si dicono cattolici, rappresenta le discriminazioni degli omosessuali, le discriminazioni dei conviventi di fatto che tuttora abbiamo e facciamo una fatica terribile ad eliminare quando nel resto d'Europa, almeno dell'Europa occidentale, sono andate, sono sparite da anni, rappresenta i limiti alla scienza vergognosi che sono stati messi per legge in questo Paese a chi voleva sperimentare in particolare in materia di riproduzione, ma in tutta una serie di ambiti scientifici, perché magari alcune ricerche non sono proibite per legge, però poi magari non vengono finanziate dalle stesse università che sarebbero espressione di un paese laico. È per questo motivo che io credo che quel crocifisso non ci debba essere qui. E mi dispiace anche che poi questa vicenda venga ripresa e rigirata, in particolare dal centrodestra, come fosse una questione di identità contro l'invasione islamica, presunta invasione islamica. E io sono ampiamente preoccupato del fatto che ci sia una forte immigrazione da parte di persone che professano una religione che è molto più indietro, se volete, del cristianesimo nella riflessione sul rapporto con lo Stato e sicuramente pretende di influenzare pesantemente la legge, come o anche di più di quanto fa la Chiesa Cattolica, ma proprio per questo credo che la risposta oggi per l'Occidente sia soltanto la laicità e ribadire, forse in maniera estrema ma forte, il fatto che lo Stato non può che essere laico e non può che trattare allo stesso modo tutte le religioni, ma soprattutto trattare allo stesso modo i cittadini che non si riconoscono in nessuna religione e non lasciare che nessuna religione pretenda di avere influenza nelle regole, in particolare nei diritti individuali delle persone. E invece è chiaro che nel momento in cui noi ci teniamo i crocifissi nelle nostre sale, poi non avremo la faccia, non avremo motivo e ragione di dire di no quando saranno gli islamici in grande misura a chiedere lo stesso trattamento, quindi a chiedere che anche i loro principi etici della loro religione vengano riconosciuti dalla legge e quindi vadano a vincolare le nostre leggi. E quindi ci troveremo due diverse religioni che vorranno dirci che cosa dobbiamo fare nel nostro privato, nelle nostre case, nelle nostre camere da letto. E mi spiace molto quindi che questo aspetto non sia stato colto dal centro-destra, che tra l'altro liquida questa cosa come fosse una battaglia della sinistra, ma invece c'è una tradizione liberale, laica, di destra, di centro-destra, che sembra completamente sparita dal dibattito e non sia stata colta da nessun candidato sindaco di nessuno schieramento. Per cui se è vero che io non mi sento offeso dalla presenza del crocifisso, però mi sento offeso da alcune delle cose che ho sentito qui oggi, mi sento offeso da chi cattolico ha detto che comunque il crocifisso ci deve rappresentare tutti senza chiedere a me, io che sono agnostico, sono di formazione atea, non sono battezzato e non sono fedele di alcuna religione, se anch'io mi sento battezzato, si è detto che per definizione, siccome quello rappresenta la sofferenza di una persona, ammesso che sia mai esistita, morta sulla croce, allora ci rappresenta tutti. Lo voglio scegliere io chi mi rappresenta, voglio scegliere io se una chiesa che non condivido, di cui non sono fedele, deve avere voce in quello che posso o non posso fare nella mia vita privata, come purtroppo succede oggi in Italia. E quindi penso che quando finalmente ci libereremo dall'influenza delle chiese, di tutte le chiese di qualunque religione, nel modo in cui viene gestito il nostro paese, il potere del nostro paese e le leggi, sarà sempre troppo tardi e magari però in quel momento riusciremo magari a recuperare un po' del distacco che evidentemente ci separa ancora dai paesi civili del centro e del nord Europa. Grazie. Grazie.